noi ci troviamo in un mondo che è cambiato negli ultimi anni per effetto dell'affacciarsi di un numero impressionante di nuovi consumatori. Quindi ci troviamo di fronte ad un mercato globalizzato nel quale difficilmente si riesce a fare da parte del governo una politica di marketing globale. Mi spiego meglio. È evidente che noi, in un mondo che è fatto di un numero imprecisato di produttori, dobbiamo cercare di scegliere quelle aree dove la nostra competenza, la nostra capacità ha possibilità di emergere, perché se ci confrontiamo, faccio per dire, con i cinesi per il costo della manodopera nel costruire l'elettronica, probabilmente è difficile che riusciamo a emergere. Allora credo che uno degli elementi forti, prospettici, che però va opportunamente organizzato, è stabilire che cosa vuole essere il paese tra 20 anni, perché tra 20 anni il mondo sarà ben più complicato di oggi. In questo ambito ci sono dei settori nei quali una attività come quella nella quale opera la nostra azienda è sicuramente un'attività importante, importante perché, non lo dico io, lo dicono il fatto che noi abbiamo 70 miliardi di prodotti non italiani con il nome italiano fabbricato nel mondo. Il nostro settore esporta 25 miliardi, ma ce ne sono altri 70 fabbricati non da noi. E questo perché? Perché evidentemente siamo riusciti ad avere una credibilità, una qualità, una capacità sotto molti aspetti, che però è il frutto del sacrificio, della capacità, della sagacia di una gamma sostanzialmente di piccoli imprenditori, perché l'Italia, le grandi imprese italiane, se le confrontiamo con le multinazionali nel settore americano o la più grande che è europea, sono minuscole, perché fatturare 4 o 5 miliardi contro gente che ne fattura 100 o che ne fattura 70, evidentemente il gioco non regge la candela. Allora, noi siamo un'industria che svolge principalmente l'attività per il settore interno, mentre invece lo sviluppo sarà nell'export. Quindi il mercato domestico è... Il mercato domestico è in calo nel consumo, una cosa mai vista, dal 46 ad oggi non abbiamo mai avuto un calo del consumo così vistoso. Quindi è evidente che noi dobbiamo pensare di trasformare queste aziende in aziende capaci di esportare. E qui entra in ballo la dimensione, perché non basta avere la qualità del prodotto. Per affrontare un mercato globalizzato con prodotti che non possono essere di nicchia, occorre avere delle dimensioni per ricerca, sviluppo, rete commerciale, marketing, che non fanno parte del nostro DNA. La mia azienda, che è un'azienda non grande, ma grande per il settore, fa fatica. Anche se noi vogliamo andare all'estero e abbiamo già fatto alcuni passi, perché abbiamo una rete in Francia, uno stabilimento in condominio in India, ma le cose da fare sono veramente tante.